Buongiorno, come state ragazzi? Dormito bene? Io no. No, dai, ho dormito bene, solo che ho dormito con la finestra socchiusa, cioè lo scuro della finestra socchiusa, e quindi mi sono svegliato alle 5 e un quarto, che c'era un sacco di luce, oramai è arrivata l'estate, e poi mi sono riaddormentato, però ecco, non mi sono neanche fatto il caffè stamattina per dirvi, e quindi sono abbastanza in fase di sveglia, ancora un po' mezzo stanco, un po' mezzo assonnato. Adesso noi andiamo al lavoro, ci svegliamo fuori, facciamo le nostre cosine, i nostri lavoretti. Dovremmo avere qualche riunione importante oggi, se non sbaglio. E stiamo provando ad applicare dei processi produttivi abbastanza strong da poi piazzare in produzione, facendo dei piccoli test le cose funzionano, e quindi poi sapete, la Iena è sempre dietro l'angolo. A volte quando fai il codice è meglio che non infastidisci troppo il programma, perché si può rivoltare contro di te e reagisce in modo che non ti aspetti, e soprattutto quando ci sono insomma dati sensibili è meglio non importunarlo più di tanto, il dio codice. Però tranquillo, allora io sono partito un pochino prima del solito, e alle 8:10 spaccate, a dir la verità, quindi qualche minuto prima, perché vorrei arrivare là abbastanza ASAP, as soon as possible, così sto pomeriggio me ne vado via. Ah, tra l'altro mi sono messo le cose della palestra in baule, quindi se Dio vuole questo pomeriggio riesco ad andare in palestra, perché dai, almeno due volte a settimana mi pare necessario. Oggi a pranzo probabilmente andiamo al ristorante, molto probabilmente, perché ieri insomma siamo andati, ma il cibo che ci è andato nell'altro posto, che è un baretto con la cucina da ristorante, per carità, però una cucina insomma da bar riadattata, e quindi riescono a cucinare pasta e robe così, ma è tutto molto abbastanza volgare, se devo essere sincero, non è che sia questo gran gusto. Fatto sta che siamo andati e la pasta integrale era immangiabile, completamente inopportuna, e quindi oggi andiamo nel ristorante che almeno c'è più scelta, e la scelta che c'è è più buona, insomma ci sta, poi costa poco di più, quindi perché privarsene. Ragazzi, buongiorno, ottima giornatina, spero che tolgo questo che magari mi vedete meglio. Ottima giornatina, e anche perché ho trovato le chiavi del motorino. Top, erano in mezzo a due sedie, cioè ai due sedili della macchina, quindi cioè, nonostante avessi cercato ovunque, alla fine erano qua. Meno male, un problema in meno. In tutto questo io adesso vado diretto in palestra e vorrei farmi una sessione molto intensa questa volta, devo spingere tantissimo, anche perché oggi a pranzo mi sono mangiato la pizza, e visto che io l'obiettivo di questo, perché come sapete in base a pranzo andiamo sempre al ristorante, no? E fanno ristorante pizzeria, e cosa succede? Ho deciso che io, mangiando pizza una volta a settimana con loro, e il resto dei giorni mangiamo insomma un pasto normale, primo e secondo e caffè, io voglio provare ogni singola pizza del menù, quindi anche quelle che non mi piacciono. Mi sono detto no, io provo. Di conseguenza oggi ho preso bresaola, rucola e brie. Secondo me una accoppiata perdente, cioè non puoi mettere la bresaola con il brie, secondo me non ci sta, non lo so, non ci sta secondo me. Infatti il gusto era più il brie, cioè il brie copriva tutto il gusto diciamo della bresaola, il brie lo devi mettere con lo speck piuttosto, con un gusto forte, la bresaola è un pochino più leggera, vabbè non sto qua a spiegarvelo. Tranqui, settimana prossima vorrei una cosa super leggera, a meno che io non stia morendo di fame, mi voglio prendere una pizza come quella che ho fatto Ah, non ci siete più. No, torna qua. Dicevo, settimana prossima voglio farmi una pizzetta super easy, ma come quello che ho mangiato l'altra sera, cioè alici e origano. Senza, insomma, ci sta, a volte le cose leggere vincono. Niente, quindi io adesso vado in palestra. Stasera a cena vorrei mangiarmi. Cosa posso mangiarmi?
ancora la rucola da finire, vorrei finirla prima che scada. Poi avrei salmone, potrei farmi del salmone? Potrei farmi del salmone? Vediamo. Il salmone, più che altro il salmone dovrei andare a casa a scongelarlo, ma vorrei andare in palestra diretto, quindi se... No, il salmone no, stasera no, lo faccio giovedì sera il salmone, così la mattina prima di andare al lavoro lo scongelo, perché sennò cioè, potrei usare il microonde, ma non so, dopo scelgo, ragazzi, non mettetemi ansia adesso voi. Poi stasera penso di uscire a farmi una bella passeggiata, che ieri ho fatto solo una quarantina di minuti, quindi non conta. Anche oggi, tipo, visto che abbiamo avuto un botto di riunioni, io le riunioni sto imparando a farle in piedi, così almeno mi tengo un pochino, non sto tutto il giorno seduto davanti a uno schermo, ma sto in piedi davanti a uno schermo. Almeno mentalmente mi sembra di fare un pochino meglio così, mi sento un pochino meno in colpa. E niente, ragazzi, adesso si torna a casa. Ah, in tutto questo, oggi a caso, visto che sono nel CCNL Metal Commercio, mi sono arrivati 200 euro di benefits a casissimo appena iniziato a lavorare, e che li posso usare nel sito, insomma, convenzionato, che include qualsiasi cosa, cioè tra da supermercati, qualsiasi supermercato a Verona, cioè tra Esselunga, Rossetto, Lidl, Martinelli, Iper, Tosano, insomma tutto quanto, a perditi anche spese mediche, piuttosto che libri di scuola, piuttosto che viaggi, Amazon, Zalando. Io alla fine penso di usare un po' di benzina, perché cioè, la uso tutti i giorni a macchina, quindi lì andrei a risparmiare. Però potrei usarlo anche tipo per l'affitto, il tagliando, le bollette, qualsiasi cosa è coperta. Quindi bellissima notizia, non me l'aspettavo minimamente. E i miei colleghi me l'hanno detto che all'anno danno tipo 2000 euro di bonus in ste robe qua, però finché non si vedono non ci credo, anche perché la crisi è sempre dietro l'angolo e mi aspetto che dal nulla dicano ma basta, non facciamo più. Altra roba, al lavoro danno un sacco, c'è sempre la cesta della frutta che è spesso piena, generalmente ci sono le arance e le mele, no, però l'altro giorno c'era anche le ciliegie, e quindi la gente si porta a casa 2-3 frutti a volta. E quindi ho iniziato anch'io, quindi d'ora in poi le mie colazioni saranno a base anche di mele, cioè oltre al mio solito rituale, che adesso devo anche iniziare a mangiare le pesche prima che vadano male, perché con quello che le ho pagate sarebbe anche il caso. Però una mela al giorno toglie il medico di torno, dicono, quindi sarebbe, cioè mi pare un ottimo compromesso. Allora boss, se tu metti la freccia a un certo punto devi girare, non è che devi frenare e stare fermo e poi accelerare e girare, no, rallenti e giri. Ecco appunto, rosso, mi tocca aspettare. Va bene ragazzi, dai, noi ci aggiorniamo, ora vi metto giù e mi ascolto un po' di musica. Bene ragazzi, siamo arrivati in palestra e adesso mi sono anche ricordato che ho dimenticato anche le cuffie, quindi la buona, e anche le scarpe. Toccherà fare tutto in mutande, mi sa. Ragazzi, adesso andiamo a allenarci e vediamo un po' come sarà la situa. 8:10, sono stato dentro quasi un paio d'ore. Adesso vado a casa e decido un po' cosa mangiare, cosa cucinarmi. Sono deciso appunto se fare sto salmone, però il salmone ci sta con le patate, ma le patate le ho già mangiate ieri. Potrei farmi uova stasera. Sentite, devo fare pace con l'omelette, però non ho il prosciutto, cacchio, non so che fare. Vorrei farmi omelette ma non ho il prosciutto, che con boh non so, ora decido. Niente ragazzi, alla fine mi sono fatto del risotto con la salsiccia. Ho detto devo prendermi prima per scongelare il pesce, e domani è gente a cena, quindi non penso neanche di riuscire a fare pesce. Vabbè, niente, adesso mangio questo, guardo qualche video, dopo devo editare il video di oggi e il video di ieri, quindi un'oretta me la porta via, e sono già le 9:20 e vorrei comunque uscire, quindi vediamo un po' cosa fare.
Niente ragazzi, mi è salita una stanchezza assurda, quindi non penso di uscire stasera. Però chi lo sa, magari cambio idea all'ultimo come sempre. Noi ci vediamo domani, ricordatevi, innanzitutto mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina ding ding, che assolutamente mi dà una mano a proseguire con questa avventura di daily vlogging, perché adesso io sto facendo l'episodio 41 o 40, vabbè, uno dei due. E quindi mi farebbe veramente piacere se voi mi supportaste in questo. A voi non costa niente, io ci dedico un sacco di tempo e un bel po' anche di diciamo soldi tra attrezzature e quant'altro, perché le cose si rompono, le cose si usano, le cose servono nuove e belle, e voi volete vedermi alla massima qualità possibile. Quindi mamma mia, sto guardando i capelli, perché in tutto questo stavo per fare la ripresa, rendiamoci conto, con la webcam, solo che ho detto no, non posso portare la webcam, devo usare la videocamerina, che è questa bestiolina qua, che si vede, aspetta, si riesce a vedere, no, devo puntare in basso, oddio, vabbè, comunque. Quindi mi tocca usare questa videocamerina per farvi sentire a vostro agio, per aumentare per tenere sempre al top la qualità. E questo però mi dedica tempo, insomma, sbatti, io non sbatti sempre ogni volta, ma cioè, lo faccio volentieri, ma non è semplicissimo fare tutto. Fatto sta, ragazzi, che noi ci vediamo all'episodio di domani, quindi bacioni, fate i bravi, raccomandazioni come al solito.